Vabbè ragazzi, sto diventando pazzo, è la terza volta che registro sto video perché il microfono sta facendo un po' come diavolo gli pare. Sto diventando matto. È un'ora che sto registrando sempre la stessa cosa e infatti adesso non so con quale carisma e con quale empatia riuscirò ad essere naturale nella spiegazione perché è la terza volta che ripeto che cosa sto dicendo, quindi naturalmente magari risulterò un po' più robotico e meno naturale perché non è la prima volta che sto dicendo queste cose, ma è la terza volta. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo della Argus G di casa WP. Ecco la confezione, perché vi faccio vedere la confezione? Perché sulla confezione c'è sempre stampata sopra la pod del colore che poi trovate all'interno. Quindi come in questo caso c'è stampata quella verde e all'interno ci trovate quella verde. Poi ci saranno di altri colori e all'interno ci troverete il colore corrispondente. All'interno della confezione troviamo un manuale d'uso, troviamo un cavetto di ricarica USB-USB-C. Troviamo un cartoncino che ci indica quali sono le coil compatibili e sono di due tipi. Ci sono le pod dove la coil è fissa, quindi non potete cambiarla, e sul cartoncino trovate quali sono. Mentre c'è la stessa tipologia di pod, ma con la coil sottostante che si può rimuovere e sostituire. E nel cartoncino vi viene indicato quali sono le coil compatibili che potete poi andare ad innestare all'interno della pod. Oltre a questo, naturalmente ci sono ben due pod, una da 0,7 e una da 1 e 2. Entrambe le pod sono a mesh. Ed entrambe le pod hanno una capacità da 2 ml. Per ricaricarle è molto semplice, basta stappare sotto il gommino, il tappino di gomma e andare a metterci il nostro liquido preferito. Una volta conclusa l'operazione, chiudiamo il tappino e attendiamo, ragazzi, mi raccomando, circa 5 minuti per far sì che il liquido impregni bene il cotone della resistenza. Poi potete iniziare ad utilizzarlo. Per quanto riguarda la batteria, ha una batteria da 1000 mAh. Il corpo è bello lucido e specchioso, oltre ad essere estremamente leggero, e su un lato troviamo la presa di ricarica USB-C, sull'altro lato troviamo la presa dell'aria. La presa dell'aria che ha una regolazione molto dura, quindi non si sposterà facilmente, la regolazione dell'aria, e il tiro va da un tiro molto chiuso, se chiudete completamente, perché poi un piccolo forellino comunque rimane aperto, quindi il tiro è molto chiuso, strozzato e contrastato, fino ad arrivare ad un tiro estremamente arioso. Però, ragazzi, la regolazione dell'aria funziona bene e sarà impossibile non andare a trovare il tiro che più vi appagherà. Inoltre, la pod è provvista di un piccolo schermino, schermino che dà le informazioni necessarie: il wattaggio, la quantità residua di batteria, gli ohm della resistenza che state utilizzando e il numero di PAF. Quindi molto semplice e molto intuitivo. Per quanto riguarda il cambio wattaggio, vi basterà cliccare velocemente 3 volte il tasto Fire, i watt inizieranno a lampeggiare e poi con un clic alla volta potete incrementare di un watt alla volta, fino ad arrivare al wattaggio desiderato. Una volta scelto il wattaggio, lasciate che lampeggi. Quando smette di lampeggiare il numerino, vuol dire che la selezione è stata attivata. Naturalmente occhio però, perché non potete andare a scegliere quello che volete. Il circuito è equipaggiato di un sistema smart e quindi vi permette di giocare nel range in cui la resistenza lavora bene, ma non potete andare oltre. E soprattutto, se per errore lasciate un wattaggio troppo alto, quando andate ad inserire la vostra pod, lui legge in automatico la resistenza e vi riporta al wattaggio giusto. Quindi è impossibile andare a commettere inavvertitamente degli errori. Inoltre, il tasto Fare è anche un tasto multifunzione. Cliccandolo 5 volte avete la possibilità di selezionare se azzerare i PAF, se bloccare il tasto Fire oppure se spegnere il dispositivo. Una volta che vi posizionate sotto quello che volete fare, tenete premuto il tasto Fire un paio di secondi e succederà quello che gli avete chiesto di fare alla box. Quindi, se gli avete detto di spegnersi, lei si spegnerà. Se gli avete detto di bloccarsi, lei si bloccherà. Se gli avete detto di azzerare i PAF, lei li azzererà. Aroma buonissimo, naturalmente non ripeterò tutto ciò che riguarda l'aroma perché l'ho già detto, cioè la pod è la stessa delle altre Argus, ragazzi, quindi non è che c'è molto da parlare delle coil e dell'aroma in sé. Aroma buonissimo, partono fin da subito, non hanno nessun retrogusto strano, quindi partono fin da subito, ottime sia in termini di aroma sia in termini di vaporosità e colore.
corposità, la densità del vapore. Io con la 07 mi sono andato a gustare benissimo delle frutte e i cremosi, proprio. Mentre con la 1 e 2 mi sono andato ad utilizzare dei tabacchi distillati, quindi dei tabacchi chiari da utilizzare in pod, e mi hanno appagato anche loro. Quindi io personalmente li ho utilizzati così: la 07 per crema e frutte, la 1 e 2 l'ho utilizzata per i tabaccosi. Ma naturalmente sarete curiosi di sapere quanto dura la batteria, quanto dura il liquido, e quindi andiamo a vederci la giornata in pod. Giornata in pod! Prima di iniziare la nostra giornata in pod, ragazzi, vi mostro che le coil di questa Argus G sono naturalmente compatibili con tutti gli altri sistemi Argus, come la P1 per esempio, la Argus Pod, quindi vediamo totalmente compatibili, e persino con la nuova Argus Pod SE. Di questa pod vedremo la recensione tra qualche giorno. 8:28 del mattino, iniziamo la nostra giornata in pod con la nostra Argus. Come potete vedere, tank pieno di liquido, pronto per iniziare, e anche la batteria, adesso la accendiamo, è a totale e piena carica. Vi mostro anche che la coil che ho utilizzato è quella da 07 per la mia giornata. Il tiro mediamente contrastato e la quantità di vapore assolutamente abbondante. L'aroma parte bene fin da subito, il dispositivo è facile, leggero e portatile. Ore 12:30, ho fatto 141 puff e ho scaricato il primo tank di liquido, quindi va ricaricato. Sotto non ho trovato tracce di condensa o di perdita di liquido, e neppure all'interno del vano batteria, quindi molto bene. Ho trovato il dispositivo molto appagante, oltre che per il tiro e per l'aroma, anche per la sua leggerezza e compattezza. Io amo sempre molto i dispositivi che si riescono a tenere tra due dita per ricordare un po' quella gestualità analogica che a me fa sempre molto piacere nei dispositivi. Ore 22:30, ho fatto 297 puff, che è la media della mia giornata, e ho finito anche il secondo tank. Non ho trovato neppure questa volta tracce di condensa sotto la pod o nel vano batteria. E quindi, ragazzi, avete visto anche come si è comportato il dispositivo nell'arco di una intera giornata. Il dispositivo mi ha portato tranquillamente a sera con la batteria, quindi nessunissimo problema. La batteria vi dura tutta la giornata tranquillamente, a me è arrivata fino a sera. Io naturalmente ho ricaricato due volte il dispositivo, quindi circa 4 ml, e non ho avuto nessun tipo di problema. L'ho utilizzata anche per i giorni successivi e la batteria si è scaricata alla fine del terzo tank, quindi una intera ricarica vi dura 3 pod, circa 6 ml. Poi naturalmente con la coil da 07, perché io la giornata in pod l'ho fatta con la coil da 07. Se usate quella da 1 e 2 vi durerà anche qualcosina in più. All'incirca è durata tra i 400 e i 450 tiri. Poi i tiri sono sempre soggettivi, perché c'è chi fa un tiro da 2 secondi, chi lo fa da 4 secondi, e quindi naturalmente il numero di tiri è sempre abbastanza personale. Però era per darvi un'idea di massima. Molto carino il countdown che c'è quando andate a metterla sotto carica, perché oltre a vedere la batteria, il cursore della batteria che pian pianino si va a riempire, vedete anche quanti minuti vi mancano alla ricarica completa del dispositivo. Quindi molto carino, molto apprezzato questa cosa. Vi dà una temporalità della cosa, cioè voi sapete che tra 10 minuti è carica, e quindi tra 10 minuti tornate a prenderla ed è carica. E questo è tutto, ragazzi, per la nostra Argus G di casa WP. Naturalmente continuerò ad utilizzare il dispositivo e poi ne riparleremo nel fine mese per vedere se c'è qualcosa da aggiungere o seppure resta tutto confermato ciò che ho detto in questa video recensione. Questo è tutto per la video recensione di oggi, noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione, e io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.